Lettori di android.it, benvenuti a questa nuova video recensione dove vi mostrerò un gioco in anteprima uscito solo durante questa giornata e stiamo parlando di Modern Combat 3 Fallen Nation che potrete scaricare da subito a 5,49 dal market Android. Lanciamolo subito, ve lo faccio subito vedere. Il gioco è chiaramente sviluppato da Gameloft. Ed è veramente molto molto bello. Il problema principale è che da quello che ho provato fino ad adesso sul Galaxy Note ha ancora qualche piccolo problema di ottimizzazione, infatti non è pienamente fluido. Facciamo andare avanti. Un attimo che finisce di caricarsi. Potete notare da subito una grafica di altissimo livello per essere su uno smartphone. Come vi ho detto, si notano già dei piccoli rallentamenti, non si sa dovuti a cosa, ma molto probabilmente dovuti allo schermo che è più risoluto rispetto agli schermi normali. Ecco, cominciamo subito a giocare. Adesso siamo su un elicottero. Le animazioni sono veramente molto molto ben fatte. Facciamo esplodere. Vedete anche il fuoco, il fumo è fatto in maniera veramente ottimale, quasi a livello di una console, ma anche le ambientazioni sono veramente molto 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 ben fatte. Adesso bisognerà calarci giù dall'elicottero. E da qui potremmo cominciare a muoverci come siamo abituati. Molto molto bello, peccato questi rallentamenti, però ho voluto fare la video recensione per mostrarvi comunque la grafica che è molto superiore. Dovrò ripararne. Carico l'arma. Rispetto all'altro titolo, rispetto al numero 2, a Modern Combat 2 siamo veramente a tutt'altra cosa.
si potrà correre. Sto rischiando di morire. Scusate. Dobbiamo attivare, prendere dei dati da questo computer per poter andare avanti. Adesso dovrò proteggere il computer. Sto rischiando di morire, infatti sono morto. Ricarichiamo subito dal checkpoint. La mira è semi-automatica. Ed è assistita. Scusate. Vi faccio vedere un'altra animazione, tanto per rendervi conto ancora della grafica. In questo caso hanno colpito l'elicottero. Chiaramente i problemi del rallentamento non sono dovuti a nient'altro che una forse poca ottimizzazione dovuta alla risoluzione più alta del display rispetto al normale. Ok, per il momento è tutto. Spero di avervi fatto capire bene il livello di questo gioco, che è veramente molto alto. E un appuntamento alla prossima video recensione e un saluto dallo staff di Android e.it.